Immagina di vivere alla svolta di due giganteschi periodi della storia umana, alla fine dell'antichità e all'inizio del Medioevo. Come ti sarebbe sembrato il mondo mediterraneo di allora? In che stato si trovavano le città? E quando è stato questo? Quando è terminata l'antichità e ha avuto inizio il Medioevo? Possiamo trovare una data simile? E se sì, perché? Domande su domande, quindi cerchiamo di trovare delle risposte. Come gli spettatori regolari di questo canale avranno senza dubbio scoperto, il principale periodo di tempo con cui abbiamo a che fare qui è l'era del tardo impero romano. Per coincidenza, quel periodo è chiamato anche tarda antichità, l'ultima fase dell'antichità classica. L'inizio della tarda antichità non è perfettamente definito, ma normalmente è collocato intorno all'anno 300 d.C., o a volte anche con l'inizio del regno dell'imperatore Diocleziano. Perché fu un periodo di profondi cambiamenti in tutto l'impero romano e quella data era il 284 d.C. A volte anche la battaglia del Ponte Milvio è presa come data definitoria dell'inizio della tarda antichità, perché in quel giorno di ottobre delle 312, infatti, il destino del mondo fu deciso. Quindi normalmente intorno a quel tempo, 300 d.C. più o meno, è solitamente la data in cui diremmo che la tarda antichità era iniziata. Ma allora quando è finita? Quando è finita quella fase finale dell'antichità? Quando il vecchio mondo sarebbe finalmente giunto al termine e il Medioevo sarebbe iniziato per davvero? Come per l'inizio dell'antichità, definire con precisione la data di fine dell'antichità non è ovviamente possibile, ma dovremmo probabilmente dare ancora una volta un intervallo di anni. Alcuni ritengono che l'antichità terminò con la caduta dell'impero romano d'Occidente, ma sappiamo che tale caduta fu un processo prolungato e nel 476 d.C. non successe nulla di straordinario. La distruzione dell'Italia nelle guerre gotiche che infuriano dal 536 alla fine degli 550 ha certamente segnato per l'Italia la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo, ma non per il resto del Mediterraneo. Quindi probabilmente nemmeno quello può essere considerato il momento, ma ciò che fu assolutamente devastante per il Mediterraneo fu la guerra bizantino-sassanide dal 602 al 628. Quella fu infatti la guerra di tutte le guerre, una guerra totale in cui l'impero romano d'Oriente e l'impero persiano-sassanide combattevano su una scala mai vista prima. Molte delle antiche città e degli ultimi siti rimasti dell'antichità furono completamente distrutti o spopolati in quel conflitto, spesso entrambi, e solo un decennio dopo la conclusione della guerra, dal nulla, emerse un nuovo nemico e conquistò ampie parti dell'impero romano d'Oriente, ponendo così fine al quasi millennio di unità che il Mediterraneo aveva visto fino a quel punto. Da quel momento in poi, il Mediterraneo non sarebbe mai più stato lo stesso, essendo completamente separato in due sfere di influenza culturali ed economiche completamente diverse, quella europea e quella islamica. Una divisione che dura ancora fino a oggi. Pertanto, la perdita di vasti territori per Roma orientale, la distruzione di molte delle ultime grandi città antiche, la frattura del Mediterraneo in diverse sfere culturali, la riduzione del commercio, economie più piccole e anche l'inizio dell'età oscura bizantina, quando l'impero romano d'Oriente e persino Costantinopoli si ridussero massicciamente. Quel periodo è ovunque, tra l'inizio e la metà del 600, quei 50 anni dal 602, dopo Cristo in poi, l'inizio della guerra sasanide alla perdita delle grandi province romane orientali, quei 50 anni segnano per me e per la maggior parte degli studiosi la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo in tutte le parti d'Europa. Nessuno prevedeva l'arrivo. Infatti, l'impero romano aveva visto una grande rinascita ed era ancora impressionantemente grande. Costantinopoli era decisamente vasta. Centinaia di migliaia vi abitavano. I grandi monumenti dell'epoca classica romana erano ancora per lo più intatti e ben conservati. Gli acquedotti funzionavano perfettamente. Si poteva ancora ammirare il vecchio Capitolium di Costantino o il Tempio di Helios nell'Amastrianum. In quei tempi si potevano ancora vedere i grandi fori imperiali in perfette condizioni. In breve, la città era ancora grandiosa e prospera. Questi erano gli ultimi anni in cui il latino era ancora la lingua ufficiale della corte a Costantinopoli e si svolgevano impressionanti corse di carri, ancora tenute nell'ippodromo, allo stesso modo in cui erano state nell'impero romano per più di 600 anni a quel tempo.
ma alcune altre grandi città antiche, come Antiochia, erano già rovine semi-abbandonate a quel tempo. Una serie di terremoti e guerre con la Persia avevano distrutto quella che una volta era una grande città antica, e se avessi camminato attraverso Antiochia nel 600 d.C., già a quel tempo avresti visto desolazione e decadenza e una popolazione completamente ridotta. Solo 100 anni prima, la città avrebbe ancora potuto vantare 500.000 persone, ma nel 600 d.C. probabilmente non rimaneva nemmeno il 10% di quel numero. Questo è simile a quello che avresti visto nello stesso anno a Roma. A quel tempo vivevano lì solo 30.000 persone e i vecchi grandi monumenti dei Cesari avevano già iniziato a decadere, senza soldi, né volontà, né persone per ripararli. Il Medioevo era davvero iniziato in Italia? Ma a Cartagine, nel frattempo, in Africa, non avresti sentito nulla del Medioevo? Quella città, che era stata riconquistata dai Romani sotto Belisario nell'anno 533 d.C., sarebbe sembrata ancora magnifica nel 600 d.C.? Qui avresti pensato che l'antichità fosse ancora forte. Il vecchio porto rotondo era ancora in buone condizioni, si svolgevano ancora corse di carri nell'ippodromo. Molti dei vecchi templi erano ancora in piedi, anche se ovviamente convertiti in chiese o adattati per altri scopi come magazzini. E anche la vecchia arena era ancora in piedi in quei tempi, ma ovviamente aveva da tempo cessato di essere utilizzata per i giochi gladiatori, molto probabilmente da circa la metà del V secolo. Ora veniva utilizzata come spazio di stoccaggio e a volte come luogo di incontro per annunci politici. Sfortunatamente, anche le vecchie terme di Antonino avevano cessato di funzionare in un certo punto del V secolo, probabilmente danneggiate nel sacco di Cartagine del 439 dai Vandali. Poi l'ultimo re Vandalo Gelimer distrusse l'acquedotto nel 533 nella guerra contro i Romani sotto Belisario, e quindi nel 600 d.C. non c'era né acqua fresca per le vecchie terme, né queste furono mai restaurate. Invece un laboratorio di ceramica era stato installato lì, riutilizzando vecchio materiale dalle terme, per nuovi progetti edilizi, come le chiese di cui ovviamente ce n'erano molte in tutta la città. Quindi anche se Cartagine aveva perso molto del suo antico fascino nel 600 d.C., alcuni antichi edifici erano ancora in uso in una città ancora grande, con probabilmente oltre 100.000 abitanti. Ma un'altra città che in quei tempi doveva essere più impressionante di Cartagine era Efeso. A quel tempo questa antica città greca era già parte dell'impero romano da 730 anni. Era ancora impressionantemente grande, vi vivevano centinaia di migliaia di persone e molti degli antichi edifici dell'antichità erano ancora in piedi. Infatti, qui a Efeso, forse più che a Cartagine nel 600 d.C., si avrebbe avuto l'impressione che il Medioevo fosse ancora lontano. Ora sì, alcuni dei magnifici vecchi edifici non c'erano più. Il Tempio di Artemide, una delle 7 grandi meraviglie del mondo antico, era stato gravemente danneggiato in un raid dei Goti nel 268 d.C. e poi forse mai completamente restaurato, fino a quando fu poi chiuso definitivamente da fanatici cristiani in un momento imprecisato del 400 d.C. Le sue pietre furono poi riutilizzate come materiale da costruzione, destino comune a molti edifici del vecchio mondo. Anche altri edifici erano stati danneggiati nell'attacco gotico del 268, come la biblioteca di Celso, che nel 600 d.C. era solo un guscio vuoto, con solo la facciata intatta per oltre 300 anni. E ancora, nonostante tutto, il vecchio porto era ancora in uso, così come il vecchio anfiteatro, tuttavia non più per spettacoli teatrali, ma soprattutto per annunci pubblici o per raduni politici. Ma molti degli altri vecchi templi erano ancora in piedi e molte nuove chiese erano state costruite sotto Giustiniano. La vecchia strada principale colonnata era ancora intatta e ci deve essere stata ancora un'intensa attività in quei tempi. E a differenza di Cartagine, i vecchi bagni di Costantino erano ancora in funzione. Quindi nel 600 d.C. si poteva ancora andare ai bagni a Efeso, a differenza di Cartagine o Roma. Ma tutto questo stava per cambiare drasticamente. Nel 614 o 615 grandi parti della città furono distrutte nella brutale guerra sasanide, riducendo notevolmente la popolazione della città.
All'incirca nello stesso periodo, il porto fu abbandonato a causa del fango accumulato dal fiume vicino, e nel 654 la città fu saccheggiata dagli arabi, e così aveva rapidamente perso la sua importanza e gran parte dell'ultima apparenza del vecchio mondo. Entro il 700 d.C. non rimaneva molto della vecchia gloria. Il Medioevo era infatti arrivato anche qui. E questi 100 anni dal 600 al 700 d.C. avrebbero visto grandi trasformazioni in molti luoghi. Un'altra grande città del mondo antico era Alessandria, che, simile a Efeso, doveva essere ancora piuttosto splendida nel 600 d.C. Certo, anche qui alcuni degli antichi edifici grandiosi dell'antichità non c'erano più. Il Serapion era stato distrutto da fanatici cristiani alla fine del 300 d.C. e la vecchia biblioteca, così come il Musaion, erano stati danneggiati oltre ogni riparazione e giacevano in rovina sin dalle guerre civili romane del 270 e 290 d.C. Alessandria aveva cessato di essere il centro di conoscenza e apprendimento che era stato per oltre 500 anni. Tuttavia, il grandioso vecchio faro di Faros era ancora incredibilmente in piedi a quel tempo per quasi 900 anni. Alessandria cadde nei primi anni 640 sotto il califfato musulmano e di conseguenza molti degli antichi edifici dell'epoca romana caddero gradualmente in rovina e il loro materiale da costruzione fu riutilizzato per la costruzione di altri edifici. Quindi anche qui quel periodo tra il 600 e il 700 d.C. sembrerebbe di nuovo come la fine del vecchio mondo, la fine dell'antichità. Ma anche Costantinopoli cadde in rovina dopo l'assedio degli avari del 626, quando gli acquedotti furono tagliati. E con la perdita delle spedizioni di grano dall'Egitto, dopo che gli arabi avevano conquistato quella provincia, l'alta popolazione non poteva essere sostenuta, e così Costantinopoli perse l'80% dei suoi abitanti nei decenni successivi a quell'assedio. Molte parti della città furono abbandonate e iniziarono a cadere in rovina, e la gente divenne completamente impoverita. Ci vorrebbero circa 150 anni prima che la ripresa iniziasse lentamente. Quindi vediamo che non importa dove guardiamo, il 600 d.C. fu la fine dell'antichità tarda, la fine del vecchio mondo. E intorno al 600 d.C. era probabilmente l'ultima volta che avresti ancora visto molte delle grandi vecchie città greco-romane in splendide condizioni. Perché solo qualche decennio dopo, il Medioevo era davvero iniziato. Grazie mille per aver guardato e se ti piace questo video, per favore lascia un mi piace e considera di supportarmi su Patreon o tramite un'iscrizione a YouTube. Ne sarei davvero grato. Grazie mille. E naturalmente, per favore iscriviti in modo da non perdere nessun video futuro sull'affascinante era del tardo Impero Romano. E ovviamente vorrei ringraziare tutti coloro che stanno supportando Majorianus in qualsiasi forma, sia attraverso Patreon, l'iscrizione a YouTube o tramite una donazione PayPal. Grazie per sostenere Majorianus, permettendomi di continuare il canale sulla storia del tardo Impero Romano. E se vuoi saperne di più su Alessandria, puoi guardare questo video nell'angolo in alto a destra. Ma se vuoi saperne di più sulle altre grandi città del tardo Impero Romano, puoi guardare il video nell'angolo in basso a destra. Ringrazio ancora tutti gli amici della storia romana. Grazie e arrivederci.